calcio pazzi. Tempo di risposte, il Lecce cerca continuità nella ricorsa salvezza, il Chievo prova a sognare. Nel 3-5-2 di Cosmi, Quadrado gioca nel ruolo dello squalificato Giacomazzi con Oddo esterno destro. Solito 4-3-1-2 per Di Carlo, che in mezzo conferma San Marco. Arbitra Mazzoleni della sezione di Bergamo. Terò, Sardo. Attenzione all'errore della difesa del Lecce, Paloschi, rete. 1-0. Gol numero 3 in campionato per l'attaccante veronese. Sbagliano Tomovic e Esposito. Muriel, il cross. Da quest'altra parte, Brivio. Ancora un cross. Muriel al volo, palo clamoroso al 14°. Esposito, attaccato da Pellissier, perde palla, ancora Paloschi in aria, il pallonetto, Tomovic non riesce ad evitare il gol, 2-0. Doppietta per Paloschi, l'errore di Esposito. 26°, calcio di punizione in favore del Chievo, Bradley, la palla dentro, Benassi, miracolo, si continua a giocare. Poi la palla fuori, mezz'ora, il calcio d'angolo per il Lecce, Olivera, rete, 2-1, Esposito, primo gol nella stagione per il difensore. Quadrado, se ne va, il tocco per Di Michele, Di Michele, Brivio in aria, il sinistro, Sorrentino, calcio d'angolo al 41°. Ad inizio ripresa un cambio nel Lecce, Obodo al posto di Ferrario. 43°, calcio d'angolo per il Lecce, Pasquato. Di Michele in aria, prova a coordinarsi, palla lì ancora pericolosa, Sorrentino, poi Olivera fuori. Bravissimo Sorrentino su Esposito. Dall'azione restano infortunati Luciano ed Esposito che non ce la fa, ultimi minuti in 10 per il Lecce. Pasquato, una finta, palla sul destro, tiro cross, rete, sempre lui, Di Michele, tutta la gioia del Lecce, parità 2-2 al 48°. Terò viene avanti, Terò entra in area, c'è un contatto, si lamenta il francese al 49°, Mazzoleni dice che si può proseguire. Finisce così, Lecce 2, Chievo 2. Tanto si scatena la rissa in campo. Brutto finale.